Ciao, buongiorno. Ciao. Africa Eco Race 2020. Siamo in partenza per il primo trasferimento. Tutto è pronto e seguiteci ragazzi, il live tracking è già attivo. Ciao a tutti. Ciao. È partita ufficialmente l'avventura all'Africa Eco Race per il team Rossi 4x4. Stefano Rossi e il suo navigatore Marcon pronti per quella che è la terza partecipazione di Rossi all'Africa Eco Race. Grande emozione al palco a Monte Carlo in notturna per la sfilata di presentazione. La truppa è sbarcata in Marocco nella giornata di martedì, dove è iniziato il percorso vero e proprio che dopo oltre 6.500 km suddivisi in 12 tappe attraverso Marocco, Mauritania e Senegal porterà il 19 gennaio la carovana dei concorrenti sulle rive del mitico Lago Rosa di Dakar. È sempre una grande emozione trovarsi qua, si sente, i motori sono accesi e la passione è veramente impazzita, il cuore batte, è sempre una grande emozione, è la terza prima volta e è una grande soddisfazione poter partecipare anche quest'anno. Il team si è rinnovato, abbiamo un capo meccanico nuovo che ci dà una tranquillità in più, una marcia in più, ha lavorato molto con tutto lo staff dei meccanici. Navigatore è una conferma, ma poi lo dirà lui, io do la mia stima verso di lui e si parte per una edizione che ci dà soddisfazione. Bene, siamo qua pronti a partire, riconfermato anche quest'anno al fianco di Stefano e c'è stato fatto un gran lavoro sul mezzo per sistemare e migliorare la macchina dell'anno scorso.